In redazione per proseguire la nostra mattinata e la mattinata di oggi direi che diventa subito sul pezzo perché di poche ore fa il nuovo DPCM del governo e di 2 giorni fa l'ordinanza della regione Lombardia. E allora direttamente dalla regione è venuto a trovarci il presidente del Consiglio regionale che saluto e ringrazio eccezionalmente di lunedì, ma direi che oggi più che mai Non dai, abbiamo, ma buongiorno esattamente. Marco, Buongiorno Alessandro Fermi, Presidente del buongiorno a Consiglio tutti, regionale, ben con noi qua ritrovati. in diretta questa mattina. Le vostre domande, i vostri dubbi, ho già un foglio pieno di chi ci ha scritto sulla posta elettronica, su Messenger per chiederti info. E allora io saluto tutti i nostri amici, mamma mia quanti sono. Siamo ritornati indietro, Marco. Ecco, allora Ho subito, abbandonato un po' mamma mia. questo tipo di puntate e purtroppo torniamo No, giustamente a grazie, Power. grazie di essere venuto Alessandro, Scherzi, ma direi mancherebbe, che se posso dare qualche delucidazione, è molto andiamo importante. volentieri. Allora, ecco, scriveteci pure, mi raccomando, magari le domande brevi, ma così le giriamo tutte al Presidente Fermi che starà con noi fino a quasi mezzogiorno. Mi raccomando, allora scriveteci anche sulla messaggistica Messenger, siamo a disposizione. Mamma mia, quante ne stanno arrivando. Una cosa esagerata. Va bene, Non io perdiamo tempo e allora non perdiamo partiamo. tempo. Primo punto della situazione, perché questa mattina mi hanno scritto in molti e mi dicono: ma adesso vale il DPCM o vale l'ordinanza della regione? Alessandro, Valgono entrambe. È stato chiarito che le regioni possono fare ordinanze più restrittive rispetto al DPCM. DPCM dà una cornice, peraltro questo DPCM è andato molto in linea con la nostra ordinanza regionale, sono stati scongiurati i coprifuoco, sono state scongiurate chiusure, insomma, per cui la valutazione complessiva è certamente positiva, nel senso che se fosse uscito un DPCM con coprifuoco rispetto a che chiusure settoriali di qualche settore staremmo parlando d'altro oggi. Dopodiché si fa molto riferimento alla responsabilità individuale, alla responsabilità degli esercenti, alla responsabilità di tutti coloro che gestiscono luoghi di accesso al pubblico, ma fortunatamente, essendo cambiata comunque l'approccio da parte dei cittadini, la coscienza da parte dei cittadini, non c'è stato coprifuoco, non ci sono state chiusure di settori. Poi parliamo magari dello sport, che è l'unico che ha, come dire, avuto sia sull'ordinanza regionale che sul DPCM in Quindi modo ancora informale. valgono tutte e due, Valgono ecco. entrambi, le regioni possono disciplinare solo, come dire, in misura più restrittiva rispetto al DPCM, non possono allargare rispetto al DPCM, quindi la cornice del DPCM è quella su cui le regioni possono eventualmente porre misure più restrittive. Noi siamo usciti un pochino prima con la nostra ordinanza perché ne abbiamo la necessità alla luce dei campionati dilettantistici che stavano partendo. Oggi alle 16 ci sarà un successivo incontro dopo quello di venerdì che abbiamo fatto insieme ovviamente al Ah, Presidente ecco, questo. Fontana ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. Oggi alle 16 ve ne sarà un altro che tenterà ovviamente di vedere le misure che sono state scritte, come sono state scritte, cosa c'è da correggere e vedere di uniformare il DPCM di ieri sera all'ordinanza regionale per cercare di creare meno confusione possibile. Ecco, perché Perché anche per esempio ti dico subito Alessandro, Eleonora ci scrive, quindi DPCM o ordinanza? Ecco, questo valgono entrambi. Allora, diciamo che non sono molto lontani il DPCM e l'ordinanza. Poi specifichiamo magari il tema dello sport dilettantistico, che è quello che ha creato più confusione. Ma oggi alle 16 vedremo di sovrapporla. Insomma, il DPCM è andato molto in linea con la nostra ordinanza regionale. Nessun coprifuoco, nessuna chiusura. Attenzione su alcune situazioni, alcune discipline rispetto alle scuole, alcune discipline rispetto alle attività sportive dilettantistiche di carattere locale. Però ecco, diciamo che è stato scongiurato anche un piccolo, ma che sarebbe stato significativo anche da un punto di vista, come dire, di impatto lockdown o chiusura di qualche esercizio. Alessandro, guarda, devo dirti che oggi abbiamo un pubblico straordinariamente numeroso. Evidentemente la Il preoccupazione, i tema è dubbi. Guarda, caldo. abbiamo tantissime, tantissime domande che continuano ad arrivare mentre siamo in diretta. Grazie agli ascoltatori.
Allora, grazie anche a te Alessandro della cortesia. Senti, io direi, qui sono veramente enormi e poi al limite comunque prometti che Io rispondi. Ok, rispondo poi a tutti e a quelli che perfetto. non riesco a rispondere in diretta Perché? rispondiamo poi successivamente sulla pagina Facebook dove scrivete. Grazie, grazie Alessandro. Allora, andiamo con ordine. Tu hai parlato di chiusura, niente coprifuoco, però c'è la nostra amica Marica, per esempio, che mi ha già scritto prima sulla messaggistica Messenger, si può chiudere Piazza Volta alla sera? Lei abita lì, dice che è un caos, un assembramenti, Allora, situazione. questo è stato previsto dal DPCM creando anche un po' di polemica perché ANCI, che è l'associazione che riunisce tutti i sindaci, è già uscito in maniera polemica rispetto a questo. Sostanzialmente il DPCM pone a carico dei sindaci la facoltà di disporre ordinanze di chiusura. Secondo me ha anche un senso. Perché? Perché le realtà locali le conoscono solamente i sindaci e solamente i sindaci possono andare a disciplinare, come dire, in maniera peculiare dove può esserci un problema. Adesso ci citava Piazza Volta, Piazza piuttosto Volta Como, che che in in tutti gli effetti. altri comuni, ogni comune, ovviamente nessuno può conoscere da Roma, ma neanche da Milano, le situazioni in cui si verificano degli Giusto. assembramenti che non sono controllabili o controllati. E quindi la facoltà data ai sindaci, pur essendo, come dire, un po' di delega di responsabilità, però me ne rendo conto che in questo momento ognuno deve fare la propria parte e collaborare, mette nelle condizioni di avere una visione più peculiare, più vicina alle realtà territoriali che possono sanare alcune situazioni, come dire, di disequilibrio rispetto all'equilibrio, che deve essere quello appunto del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina. Allora, ne arrivano tantissime di domande, intanto salutiamo Daniela, ciao Daniela, buongiorno Giovanna, Buongiorno a ancora tutti. Daniela, sì, Mimma, ciao Mimma, buongiorno a Roberta, a Marzio che ti saluta, ci Buongiorno a saluta tutti. e poi anche a Enzo, siate severi, multe a chi non rispetta le regole, locali compresi, ma direi di sì, giusto Ecco, i Alessandro? locali devono, come dire, oggi, come dire, hanno la possibilità di stare aperti fino alle 24, come hai Fino a... visto, per chi fa servizio al tavolo. Ecco, questa comunque è una notizia positiva rispetto ad un settore che è già stato particolarmente colpito. Molto dipenderà anche, come dire, dalla responsabilità che gli esercenti che si sono presi, che certamente eserciteranno nel far rispettare il distanziamento anche nel momento in cui ci sono pranzi, ad esempio ieri ci sono state alcune cresime, Sì, alcune comunioni, sì, sì. oppure cene nel momento in cui si esce a cena. Ecco, ognuno deve fare la propria parte, perché tanto questo virus sta tornando a circolare, circolerà probabilmente, abbiamo la necessità di conviverci per poterlo fare e combatterlo. Abbiamo la necessità di rispettare una sola regola, che è quella del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina. Poi fortunatamente quasi il 90% delle persone sono asintomatiche o debolmente sintomatiche, i tamponi sono aumentati tantissimo, quindi, come dire, rispetto a marzo la situazione è differente. Questo dobbiamo dire da un punto di vista scientifico e epidemiologico, ma non possiamo abbassare la guardia perché evidentemente i numeri dei positivi, pur essendo molti asintomatici, stanno comunque crescendo. Quindi c'è necessità di alzare la guardia e tornare, come dire, ad attuare in maniera ferrea quelle regole che non so, che non è una litania, ma No, sono no, delle beh. regole del distanziamento, utilizzo la mascherina e di lavarsi spesso le mani. Buongiorno Paola, buongiorno anche a Ines, a Roberto e a Isa. Quante persone possono partecipare a un funerale? C'è un limite? Ci chiede la nostra amica Isa. Il limite che avevo intravisto era quello delle 30 persone, no? 30? Se avevo Ok. visto però anche lì sulle messe, ormai si sono tutti regolati, alcuni hanno attivato anche le messe a distanza per fare, come dei posti a sedere, insomma, non è stata chiusa la possibilità di fare le messe, quindi anche i funerali nel momento in cui c'è la possibilità in una chiesa di distanziare le persone e con il distanziamento di un metro e mezzo. Quindi, come dire, tutte le cerimonie vengono comunque mantenute con quelle regole che abbiamo iniziato a conoscere molto Sono bene. bandite fiere e sagre, Le ecco, fiere e le fiere e sagre sono sagre state sono sospese, sospese, sì, sì, bandite, esatto, sono state sono. sospese le fiere e le sagre, ma per il resto, così come sono state, come dire, sospese alcune attività, alcuni eventi, alcune attività, ma tutto il resto è consentito laddove, cioè, concettualmente funziona questo DPCM, dice facciamo tutto, l'importante è che quello che facciamo lo facciamo mantenendo il distanziamento sociale. È una grande responsabilità che viene trasmessa ai cittadini, agli esercenti, a tutti coloro che hanno, come dire, gestione di alcuni luoghi pubblici, tra cui ci sono evidentemente anche le chiese. Però ecco, se vogliamo convivere col virus non c'è alternativa. L'alternativa è il lockdown, che è qualcosa che dobbiamo evidentemente evitare, sia da un punto di vista generale, sia da un punto di vista settoriale. Nadia, buongiorno dottor Fermi, grazie Nadia, un saluto a te. Poi Roberta, prima domanda, è obbligatorio l'inizio delle scuole superiori a partire dalle 9? Nessuno partirà dalle 8, Alessandro, ti chiedono.
il tema delle scuole, avete visto che nell'ordinanza regionale c'è stato un appello al governo affinché sulle scuole superiori, perché non si può parlare di scuole in generale, perché Superiori, parla delle io superiori, parlo con vecchi concetti perché sì. secondarie mi confonde, però Superiori, sulle medie e superiori. sulle elementari è fondamentale mantenere aperta la scuola. Quello che ha fatto De Luca in campagna è una vergogna. Mantenere aperta la scuola è l'ultima cosa che deve essere chiusa, la scuola. Sulle superiori, dove evidentemente c'è una capacità dei ragazzi di essere più autonomi, c'è stato l'appello da parte di tutte le regioni verso il governo di tentare di differenziare, sia da un punto di vista di orari, sia da un punto di vista di presenze. Già alcuni nostri istituti in provincia fanno l'alternanza settimanale, per cui si fa una settimana a casa e una settimana a scuola. Alcuni stanno differenziando anche le classi, altri stanno vedendo di posticipare l'ingresso. Questa mattina il ministro Azzolina per le superiori, come le ha dato questa indicazione, di inizio alle ore 9. Alle ore 9, esatto. Questo per una mancanza, evidentemente, questo con una responsabilità, nel senso che il tema non è la scuola, ma il trasporto pubblico, no? Sì, certo. Alleggerire il più possibile il trasporto pubblico non è stato rinforzato, e questo dobbiamo dirlo. Tutto sommato la nostra provincia ha anche abbastanza funzionato, ma se vai in metropolitana a Milano ti accorgi di come il distanziamento non può sussistere, non per colpa dei cittadini, ma per colpa dell'impossibilità. E quindi, come dire, si tenta di correre ai ripari cercando di alleggerire il più possibile il trasporto pubblico, e sulle scuole superiori è l'unico ambito all'interno del mondo scuola dell'obbligo che è possibile, che sul quale è possibile intervenire. Ecco, anche allora si aggiunge anche Maria Grazia, vorrei capire anch'io le scuole superiori, quindi anche per Maria Grazia Scuole ovviamente. superiori Quindi, inizieranno dalle ore 9, ma soprattutto lo ecco. stimolo è quello di vedere, ove possibile, così come per l'università, di unire la presenza con la scuola L'alternanza. fatta da casa, insomma, fatta in Esatto, alternanza, o sì. sulle settimane, o sui singoli giorni, o sulle classi, insomma, cercare di alleggerire quella parte delle scuole superiori che per l'età, ovviamente, dei ragazzi consente un minimo di indipendenza, perché tenere a casa, come dire, un bambino piccolo significa tenere a casa anche un genitore, perché non può certamente stare a Giusto, casa da ecco, solo. allora ci chiedono anche come RICA, RSA, c'è un sacco di cose da dire, quindi poi a Eleonora diciamo, DPCM, ordinanza, abbiamo già risposto in Sull'RSA noi parte. come regione abbiamo, come dire, sospeso un attimino le visite da fuori, con i problemi che abbiamo avuto Sospese, sull'RSA. vero? Il Sospese, sì. DPCM va nella stessa direzione, consentendo la possibilità di ingresso all'interno dell'RSA nel momento in cui, come dire, il direttore sanitario della struttura dà la possibilità di un ingresso per motivi particolari. Insomma, per cui sull'RSA vanno un po' preservate, ma per ragioni, come dire, di età dei degenti e, come dire, il fatto che è l'età più a rischio da un punto di vista di complicanze. Andiamo velocissimo perché veramente fioccano le vostre domande, siete tantissimi quest'oggi in questa diretta straordinaria con Alessandro Fermi. Allora Emanuela, ciao Ale, vorrei chiedere come è possibile che i ministri che hanno frequentato le scuole superiori possano pensare di far andare i ragazzi delle superiori a scuola al pomeriggio? Non sanno cosa vuol dire. Ovviamente perché credo Emanuela ampia il discorso non solo ai trasporti ma anche ovviamente ai genitori, insomma diventa un po' Diventa complicato. certamente complicato. Complicato, ecco. Dopodiché, la soluzione che hanno trovato alcuni istituti, che secondo me oggettivamente è la più intelligente, è quella di fare, ove possibile, settimane alternate, che crea meno confusione, perché uno sa che quella Forse settimana è potrebbe probabilmente la veramente. soluzione migliore, in cui la famiglia sa che quella settimana il ragazzo sta a casa e fa la didattica a distanza, e la settimana successiva va a scuola. Questo dimezza in un secondo la partecipazione Ecco, questo in all'utilizzo dei effetti. mezzi pubblici da parte degli studenti delle scuole superiori. Secondo me è la più lineare, la più semplice, la più facile anche da organizzare, oltre al fatto di consentire all'interno delle scuole maggiore distanziamento perché ci sono metà classi che sono libere. Gabriella, buongiorno Alessandro, vorrei qualche informazione sul problema delle vaccinazioni per l'influenza. Altre regioni hanno già iniziato, mi preoccupo soprattutto per la popolazione a rischio. Sì, Grazie, grazie a te cara Gabriella. vero, Buongiorno. alcune regioni hanno già iniziato. La scienza dice che vaccinarsi troppo presto per l'influenza è sbagliato, perché il virus, scusa, il vaccino ha un tempo di funzionamento di circa 4 mesi. Il picco di influenza solitamente è tra gennaio e febbraio, e quindi vaccinarsi troppo presto è sbagliato. Dopodiché il momento storico è particolare, per cui c'è questa ansia dal vaccino e c'è questa necessità. Ricordiamo che fino all'anno scorso scorte di vaccini venivano buttate via, insomma, quest'anno c'è tanta voglia. Da questa settimana si inizierà a vaccinare gli over 65 e i soggetti a rischio, dopodiché dai primi novembre gli over 60enni, fino ai bambini, fino a
a 6 anni con questi vaccini americani spray che consentono, ovviamente sono meno invasivi, e quindi la campagna vaccinale tra questa settimana e metà di novembre, a fine novembre verrà vaccinata una parte importante della popolazione. Consideriamo che i vaccini messi a disposizione sono circa 3 milioni, la popolazione lombarda è composta da 10.000 abitanti, quindi vuol dire vaccinare una fetta importante della popolazione. Dopodiché qualcuno dice che bisogna partire prima, può essere, ma non tanto da un punto di vista dell'efficacia del vaccino, che ripeto, siccome copre 4 mesi è meglio non farlo troppo presto, se no arrivi nel picco di influenza, sei scoperto, quanto da un punto di vista di ansia, di Quindi da vaccino. questa settimana, mi raccomando, è Allora, da importante, questa questo settimana partirà la parte la vaccinazione vaccinazione. per gli over 65 anni e soggetti fragili. Allora, attenzione, abbiamo già raggiunto, Alessandro, il numero di domande superiore a quello delle ultime puntate, quindi dopo 20 minuti, devo dire che quindi c'è un'attenzione oggi esagerata di gente che vuole risposte, vuole sentire da te precisazioni. Allora, Valeria, più controlli davanti alle scuole, chi non ha le mascherine deve essere multato, lo fate? Ma direi di sì, anche l'altro giorno, Sì, ieri abbiamo parlato anche col sindaco, ci ha detto che scattano i controlli, direi di sì, giusto devo Alessandro? dire, davanti alle scuole oggettivamente la polizia locale sta facendo un grande lavoro, sia rispetto all'afflusso, sia rispetto al controllo d'utilizzo mascherine. Devo dire che per quello che vedo io quando porto mio figlio a scuola, le mascherine ce le hanno un pochino tutti, insomma, Ok, non ho allora. notato criticità. Poi Cosima che torna ancora anche lei sul discorso delle RSA, come muoversi, Sara che dice il concorso straordinario della scuola parte il 22 ottobre, ne parliamo, vedrà lo Sì, spostamento di 65.000 insegnanti dal sud verso questo è un problema. Ho il letto questa mattina una mail che è arrivata rispetto a questo concorsone insegnanti, atteso da tanto tempo, ci mancherebbe, ma proprio perché è atteso da tanto tempo non penso che cambi molto spostarlo di qualche mese, no? È un concorso molto importante che coinvolge tantissime persone, quindi so che la ministra Azzolina ha già ricevuto più di una segnalazione per spostarlo perché è calendarizzato per il 22, se non ricordo male, ed effettivamente il momento è particolare, insomma, non solo come dire, le nuove persone che si recano per fare questo concorso in un unico posto, ma anche per il fatto che si devono comunque muovere con l'utilizzo dei mezzi pubblici. Si è atteso tanto tempo, è un concorso atteso, un concorso importante, ma proprio perché si è atteso tanto tempo, non penso che qualche mese in più sposti il Arriviamo tema. a un'altra domanda, torniamo ai vaccini perché oggi si passa da una cosa all'altra. Alcuni medici dicono che i vaccini non arriveranno prima di metà novembre. Sarà così, ci No, chiedono? no, 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 ok, no. perfetto. I vaccini sono arrivati, la campagna vaccinale parte questa settimana. Oggi è il primo giorno in cui verranno, come dire, inizierà ad essere distribuito il vaccino attraverso i medici curanti e gli ospedali per la vaccinazione dei soggetti over 65 e soggetti a rischio. Le farmacie è un tema diverso. Uno, se pensi di andare in farmacia a trovare il vaccino, non è, come dire, la regione non fornisce i vaccini alle farmacie, la regione fornisce i vaccini ai soggetti che sono, come dire, che lo ricevono Ok, gratuitamente, quindi sono gli questo. over 60enni, i bambini fino a 6 anni e tutta la fascia di soggetti a rischio, in cui ci sono ovviamente il personale sanitario e parasanitario. Dopodiché sulle farmacie quest'anno è molto difficile trovare il vaccino per i soggetti che non sono, come dire, obbligati a farlo e probabilmente si troverà a metà novembre, nel senso che questi 3 milioni di dosi ne rimarrà sicuramente un po' a disposizione che verrà messa poi per tutte le altre persone che non sono over 60enni o soggetti a rischio o bambini fino a 6 anni. Allora c'è anche Paola che dice: non capisco lo stop degli allenamenti delle squadre dilettantistiche. Nel mio caso parlo del basket, ecco, ovviamente, però Allora, anche il calcio e vale anche per il sì, volley, questo è un tema che chiaramente. secondo me affronteremo oggi alle 16, nel senso che c'è una discrasia tra il DPCM e l'ordinanza regionale. Andiamo per ordine. L'ordinanza regionale ha previsto la sospensione di tutte le attività sportive dilettantistiche di contatto Esatto. su scala locale e su scala regionale, Ok, ok? Il ok, DPCM invece dice sospensione anche lì, parlo delle ok. gare, Sì. Tranne quelle di carattere regionale e nazionale. Questo significa che la regione su quelle nazionali, su quelle regionali ha posto comunque una sospensione, di DPCM no, quindi questa è la prima cosa da sistemare. La seconda riguarda gli allenamenti, sport di contatto. La richiesta che sta arrivando da CONI, oltre che da molte associazioni, è quella di dire: nel momento in cui gli allenamenti li organizziamo, pur per sport di contatto, ma mantenendo con un allenamento individuale, mantenendo la distanza, ci consentite farlo, ok?
il DPCM va in questa direzione. Oggi ci troviamo e sarà una delle cose che Ecco, uscirà. questo è molto importante. L'ha detto Alessandro, oggi pomeriggio potrebbero, lo diciamo a tanti che ci hanno scritto, ci stanno scrivendo in questo momento per quanto riguarda lo sport dilettantistico. Gli Alessandro, immagino. allenamenti dello sport dilettantistico a contatto. A No, quelli a non contatto, contatto va posso bene, tranquillamente quello non farlo. c'è Quelli a problema. contatto, l'istanza che arriva è questa. Nel momento in cui noi organizziamo gli allenamenti, pur di sport a contatto, ma li organizziamo, come dire, in maniera individuale, consentiteci comunque di poterlo svolgere. Parlavo proprio questa mattina con Katia Righi, che è la referente del CONI a livello provinciale Comasco, che appunto sollecitava una presa di posizione in questa direzione, che è in linea con il DPCM, ma non con la nostra ordinanza regionale, e su quale credo che oggi si concentrerà una parte Molto dell'attenzione. preciso, Alessandro, grazie perché anche per Paola e per tutti gli amici che ci hanno scritto, quindi vale per il calcio dilettantistico, per gli sport dilettantistici Gli ovviamente, gli allenamenti, quindi allenamenti, le esatto. gare sono sospese. Gli Gare sospese, allenamenti, ma gli nel momento in allenamenti cui c'è la possibilità potrebbero... di farli individualmente, pur all'interno degli sport di contatto, dare la possibilità comunque di svolgere allenamenti. Io credo che sia una cosa di buon senso, perché comunque se riesce a stare comunque in E a non salute, bloccare tutto, oltre al esatto. fatto che al ragazzo fa bene avere un po' di attività motoria, e quindi aiuta anche rispetto agli anticorpi, credo che sia una cosa positiva. Dopodiché, anche lì, come sui ristoratori, come sui preti, come su tutti coloro che hanno a che fare col pubblico, ci sarà, come dire, una responsabilità importante da parte di chi Certo. gestirà gli allenamenti. Saluti ad Enrico, saluti a Pamela, Buongiorno a ti tutti. riporto anche a fare un po' di sorrisi perché Cecilia ci scrive dalla Nuova Caledonia e dice buona giornata, Come un va lì? pensiero con il cuore a voi, grazie, lei ci segue dalla Nuova Caledonia che è lontanissimo. Carlo Giovanni dice non è possibile continuare così con le scuole, accettare la minaccia del tampone a ogni cosa, ogni 10 bambini mandati a casa con 37 arrivano a casa e poi la temperatura è 36. Fabio, non ho capito. Una cosa, se mi viene o siete voi, ah no, dunque, se voglio, voglio mangiare un cono gelato dalle 18 in poi, lo devo fare sedendomi al bar, ma mi costa il doppio perché passeggiando, camminando per strada, eccetera, No, eccetera. guardate, queste sono, come Ecco, dire, giustamente è una domanda intelligente la no, perché sua, in e che effetti, nessuno si esatto, prende il cono, se lo sì. mangia camminando per strada, che problema c'è? Nessun problema. È chiaro Vai. che quando tu fai una norma, la fai pensando ad altro. Vogliamo Sì, parlare quello degli alcolici? Cioè, ecco. anche quella roba lì degli alcolici nei supermercati, il divieto di vendita degli alcolici nei supermercati dopo le 18 non è finalizzato diretto a chi va a fare la spesa e riesce a farla alle 18 e prende la bottiglia di vino che mette nel sacchetto e porta a casa, Sì. ma è finalizzato nel fatto, come dire, di evitare che alcuni ragazzi entrano a un certo orario, come dire, all'interno del supermercato, comprano qualcosa da bere e poi, come dire, si assembrano, di Esatto. fronte all'esercizio e lì fanno un aperitivo, fanno qualcosa. In questo momento non è possibile farlo. E non bisogna farlo. Ok. Quindi la norma era diretta lì, poi è chiaro che l'interpretazione, come dire, alla lettera pone il divieto. Anche su questo oggi vedremo di trovare un correttivo che però cerchi di salvare, come dire, chi va a fare la spesa e compra l'alcolico, o chi prende il cono gelato e se ne va, se lo mangia per strada, Infatti, e chi infatti. invece, vuol dire, fa la spesa, compra l'alcolico, poi esce dal bar, scusa, dal bar, dall'esercizio commerciale e fa l'aperitivo sul suolo pubblico davanti al giro commerciale. Mamma Per mia, cui quanta gente che c'è. questo è, quando fai una norma è chiaro che non riesci a disciplinare tutto, la finalità era quella, dopodiché l'interpretazione letteraria ha portato alcuni, quasi tutti insomma, all'esercizio commerciale a non vendere alcolici dopo le 18, ma non era quella la finalità. Allora, dicevo, quanta gente abbiamo quest'oggi, veramente una cosa impressionante. Alessandro, come si fa a chiudere fiere e sagre e lasciare aperte le campionarie? Tipo Ropero, artigianato in fiera aperte, ci dice il nostro amico Tony. Poi ancora Emilia ci saluta, ciao Luigi, ciao ancora Carlo Giovanni, dice basta mascherine a scuola. Daniela Pessina, buongiorno, ciao Yolanda, buongiorno, grazie per le informazioni. Ciao anche a Nadia, mi unisco anch'io alle domande sulla vaccinazione per soggetti non a rischio, ma che comunque va sempre fatta, questo vabbè, Nadia è ovviamente è raccomandata, giusto Alessandro? Quest'anno è assolutamente raccomandata, dopodiché per gli over, solitamente la vaccinazione viene data gratuitamente agli over 65 anni, quest'anno agli over 60 anni. Su tutto il resto della popolazione, quando ci sarà del vaccino disponibile, chi può farlo lo faccia, io se lo troverò lo farò, nel senso, poi mi rendo conto che in questo anno in cui c'è stata la corsa al vaccino, prima andavi in farmacia, te lo tiravano dietro il vaccino, Sì, rimanevano adesso nelle infatti è un scorte, po' quest'anno fai complicato. fatica a trovarlo, dopodiché mi rendo conto che è bene che lo faccia chi è più a rischio, insomma, gli over 60 anni, in particolare i soggetti a rischio, i bambini fino a 6 anni, anche se sui bambini, voglio dire, fortunatamente non è per il Covid, evidentemente, è per l'influenza, perché
perché alla fine fortunatamente per loro il Covid è estremamente leggero o totalmente asintomatico. Allora, cerco di unire le domande che arrivano in diretta e quelle che ci sono già arrivate in precedenza. Diana dice: vita complicata per prenotare per quanto riguarda le vaccinazioni, bisogna passare intere giornate al telefono. Poi Sabrina, Presidente, ci può dare delle indicazioni precise per le vaccinazioni influenzali per noi, settore scuola? Grazie, ciao, buongiorno, perfetto. Sì. Beh, Ok, vai pure, Alessandro. sul settore scuola, come dire, la vaccinazione ovviamente comprende anche il tema dei soggetti a rischio, tra cui ci sono vabbè, bambini fino a 6 anni, abbiamo detto, gli insegnanti, la campagna di vaccinazione, ripeto, parte oggi, questa settimana, Questa per gli settimana, over sì. 65 anni, i soggetti a rischio. Dopodiché, sul tema della scuola, ho letto prima, ho colto prima un passaggio, il tema dei test rapidi, dei tamponi rapidi, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, insomma, stiamo partendo le prime sperimentazioni per mettere a disposizione delle scuole, laddove si verifichi la positività di un alunno all'interno di una classe, di fare il test rapido del coronavirus a tutti gli altri compagni di classe. Questo evita di mandare a casa l'intera classe. Verrà effettuato direttamente a scuola dalle USCA. Si sta già iniziando a sperimentare e dovrà diventare, come dire, questo del test rapido, del tampone rapido, come dire, lo strumento migliore, lo strumento più utile, perché ha una risposta nel giro di qualche ora e consente effettivamente di verificare all'interno di una classe tutti i ragazzi o i bambini nel momento in cui si è verificata la positività di un alunno o di un insegnante. E questo, come dire, è un passaggio fondamentale perché dobbiamo mantenere aperte le scuole, perché è fondamentale preservare Le il scuole aperte, allora. mantenimento delle Quindi, scuole aperte. Carlo Giovanni, buongiorno. Stiamo misurando il raffreddore. Basta. Alessandra dice: buongiorno. Io chiedo solo perché gli allenamenti col protocollo federazione sono vietati. Abbiamo già Gli in abbiamo parte detto, risposto, oggi Alessandra. forse questa roba viene Ok. sistemata. Per quanto riguarda le scuole superiori, le scuole statali e regionali, l'ingresso potrà venire ancora alle 8, Alessandro? Allora, io questo lo voglio verificare perché è stata data questa indicazione di modificare un pochino gli ingressi ecco. Dopodiché ho visto questa mattina una comunicazione del ministro Azzolina rispetto all'ingresso alle 9 No, per le superiori. Vorrei capire se è, come dire, un'indicazione oppure se è una direttiva e quindi un obbligo. È notizia, lo leggevo venendo qua, quindi di questa mattina va verificato questo passaggio, ma rispondiamo nel corso della giornata. Bravissimo. Ecco, a tutte le domande che stanno arrivando sono veramente enormi questa mattina, caro Alessandro. Promettiamo che poi una risposta ci sarà nel corso del pomeriggio. Il presidente vi risponderà. Se non riusciamo a rispondere nei pochi minuti che ancora ci mancano, siamo alle 11:32, mancano ancora 20 minuti circa prima di lasciarlo andare. Nei centri commerciali, ci chiede Valeria, gli assembramenti lì sono tanti. Rodolfo, buongiorno. Marco, buongiorno Sì, diciamo, il all'ospite. centro commerciale può essere un po' di assembramento. Devo dire che all'interno del centro commerciale però l'utilizzo della mascherina è totale, insomma, ecco, per cui alla fine devo dire che nel momento in cui tu hai la mascherina, hai la possibilità effettivamente di circolare in un locale chiuso senza particolari rischi, insomma, per cui quello non mi sembra. Cioè, oggi la vera attenzione deve essere mantenuta all'interno del comparto scolastico attraverso, come dire, l'utilizzo dello screening di massa con i test rapidi, che è la cosa fondamentale, e poi nei locali pubblici, insomma, come nei ristoranti, la grande importanza, insomma, nei bar, di cercare tutti di utilizzare il distanziamento, perché evidentemente lì la mascherina, per la ragione per cui tu vai al ristorante, vai in un bar, non te la puoi tenere, perché sennò non mangi o non bevi. Per cui in quei locali in cui, come dire, l'attività è, come dire, incompatibile con l'utilizzo della mascherina, è su quello che va mantenuta particolare attenzione rispetto al distanziamento. Cinzia, quante persone sono ammesse in una cena al ristorante tra amici? Sei. Sei, Tavoli ok. massimo da 6 Massimo da sei, persone. perfetto. Per i mezzi di trasporto pubblico si sta pensando a qualcosa? Ci chiede Donatella. L'ha detto prima, è la grande mancanza, nel senso che alla fine ci stanno ponendo delle misure come sulle scuole superiori, su modifica degli orari, proprio per il fatto che non si è investito, secondo me, a sufficienza in questi mesi sul trasporto pubblico, che come dire, è certamente un luogo dove il distanziamento, pur avendo la mascherina, non è consentito. Quindi questa è una grande pecca. Questa è una grande pecca perché in questi mesi, utilizzando, secondo me, anche le tante aziende di trasporto privato, soprattutto coloro che hanno a disposizione pullman che sono ferme da mesi per mille motivi, ovviamente collegati
tutti al coronavirus, e quelle avrebbero potuto dare un supporto sul trasporto pubblico che non è stato preso in considerazione. Quello è stato, secondo me, una grande mancanza da parte del governo rispetto al fatto che oggi avremmo potuto implementare attraverso l'utilizzo di società private di trasporto pubblico per aiutare le corse e quindi diminuire la presenza sulle corse. Poi ci sono alcune fattispecie del porto pubblico che non sono modificabili, mi viene in mente la metropolitana, per cui lì Questo non è che infatti. puoi farci niente, le corse sono quelle, sono anche tante, ma in alcuni orari la metropolitana, ad esempio di Milano, è certamente molto affollata. Se lei mi è preoccupata, troppi casi, chiudere tutto. Valeria, invece parliamo dei trasporti, non si rischia, non si rispetta il distanziamento. Infatti, in parte abbiamo già parlato, sia per Selena che per Valeria, ovviamente. Mantenere aperte le scuole solo formalmente con le assurde regole sui tamponi significa che le elementari saranno sempre chiuse. Scarica barile, dice Carlo, il nostro amico Carlo. Poi ancora andiamo avanti. DPCM, dobbiamo sempre portare la mascherina? Sì, assolutamente sì. Cristina, ciao Alessandro Marco. Sono sorpresa da queste Buongiorno. ultime normative, tenendo presente le precisazioni, vanno assolutamente rispettate. Limitare in casa propria, aspetta, vediamo un po', la libertà di persone mi sembra eccessivo. Si continua a ripetere che siamo stati bravi, veniamo trattati come incoscienti. Daniela, sei Sì. persone al tavolo con la giusta distanza se non si è conviventi congiunti? Ah, beh, si ha Esatto, risposto anche, sì. ok, Daniela era quella di perfetto. prima, sì. Alberto, ciao Ale, spiegami come mai varchiamo il confine e tutto è normale. Anche in Germania le mascherine non sono obbligatorie. Non mi sembra che stiano morendo tutti, ci dice il nostro amico Alberto. Mi scende sangue dal naso, ma se in quei casi sì. Adesso andiamo a chiedere al nostro amico di portarci un fazzoletto. Carta igienica. Perfetto, sì, perfetto. No, stavo dicendo rispetto al tema delle mascherine, è chiaro che da noi vengono utilizzate ed è giusto che vengano utilizzate. In Germania non sono obbligatorie, io questo, come dire, me ne dispiaccio, nel senso che alla fine la mascherina e il distanziamento sono, come dire, degli elementi fondamentali che ci permettono di convivere col virus. L'alternativa è la chiusura, il lockdown, e quindi è un'alternativa che non possiamo prendere in considerazione. Ok, perfetto. Allora salutiamo Alberto, salutiamo i nostri amici che ci stanno guardando sempre in questa diretta. Allora, gli orari dei bus non sono fatti per l'ingresso alle 9, li modificano, ci chiede Alessandra. E poi E ancora, questo per forza rafforzamento dei bus a Como mica tanto, ci No, dice ma infatti, quello che Alessandro. dicevo io prima, è chiaro che se viene modificato l'orario d'ingresso Eh delle sì, scuole come obbligatorio, e questo deve va. essere modificato anche il trasporto pubblico, per cui deve andare, come dire, di pari passo rispetto alla modifica dell'orario. Allora, ok, poi salutiamo Selena, salutiamo Valeria. Perché non pensare a fare la DAD anche per le primarie alternando le settimane? Le primarie, Anche sì. intende dire, Le primarie Valeria, sono sono le elementari o il problema, le medie. Valeria, è che, come dire, sulle primarie il problema serio è che un genitore deve rimanere a casa, nel senso che un bambino Questo di 6 anni, 7 anni, 8 anni a casa sua non ci può stare, quindi è anche la vero, vera differenza è quella, questo è vero, questo è vero, questo è molto per cui c'è, importante. come dire, un ritorno rispetto alla necessità che un genitore, e spesso lavorano entrambi i genitori, deve rinunciare al lavoro o organizzarsi con una babysitter, organizzare in qualche modo, perché il bambino sotto una certa età, come dire, a casa sua non ci sta. Carlo oggi dice le RSA non hanno mai aperto, però la scorsa settimana noi abbiamo ospitato anche il presidente di Cadindustria che ci ha spiegato invece che comunque con particolari modalità avvenivano delle visite con tutte le sicurezze del caso. Sì, è vero, non hanno mai riaperto, ma comunque una visita ai parenti si poteva fare. Adesso non Sì, so lì se. alcune RSA hanno riconsentito la visita dei Parliamo della parenti, Cadindustria anche, sì, esatto. fatte con alcune precauzioni, adesso questa è stata nuovamente sospesa. Allora, secondo me andrebbe deciso scuola per scuola, iniziare alle 9, sposti in avanti solo il problema, ci dice la nostra amica Roberta. Sono I d'accordo. bus sono in condizioni pessime da 20 anni, dice Selena. E poi Pamela, volevo precisare, dice che in Svizzera i contagi sono aumentati e che abbiamo l'obbligo delle mascherine. Informatevi prima, qui fanno poco notizia come in Germania e comunque è un disastro, ci dice la nostra amica Pamela. Ah, quindi anche lì la Diciamo situazione che il Canton non. Ticino si sta uniformando alla Grazie situazione Pamela, italiana, per intanto. fortuna, perché alla fine noi abbiamo 60.000 lombardi che tutti i giorni si recano in Ticino a Sì, lavorare, quindi infatti, infatti. evidentemente, come dire, abbiamo necessità che anche là vengano utilizzate delle misure che consentano di convivere con questa situazione. Dopodiché questa convivenza,
ci consentirà di superare? Sicuramente sì. Dopodiché le notizie di questi giorni fortunatamente vedono come dire, una luce rispetto al vaccino sul Covid che potrebbe accendersi subito dopo Natale o all'inizio del 2000, 2021. Questo sarebbe, come dire, una vera luce importante. Per cui questo, come dire, abbiamo ancora 4-5 mesi di trincea, di elmetto in testa, sul quale serve veramente tanta testa, serve veramente tanta collaborazione. Dopodiché questo vaccino c'è sia, come dire, lo studio fatto in Inghilterra, Oxford, insieme ad un'azienda, peraltro di Pomezia, che ha iniziato l'ultima fase di vaccinazione. La Johnson & Johnson ha sospeso un secondo, ma adesso riprenderà e anche il suo vaccino sta andando avanti. E quindi, come dire, ci sono, come dire, molti fronti aperti che stanno tutti andando nella direzione di ipotizzare una vaccinazione che potrebbe partire effettivamente con l'inizio del 2021. Questo vorrebbe dire mettere a prova fine, probabilmente fine no, ma certamente cambiare completamente l'approccio con questo virus, che in questo momento, lo ripeto, non è la situazione di marzo, le terapie intensive stanno ovviamente un pochino riempendosi, ma non siamo al collasso, la percentuale di asintomatici è molto molto Ecco, alta, c'è scritto anche Francesco, infatti, se tu avevi degli aggiornamenti, esatto. il numero dei tamponi, ricordiamo che in Lombardia, a marzo-aprile riusciamo a fare tra gli 11 e i 12.000 tamponi quotidiani, oggi arriviamo a 30.000 tamponi, quindi voglio Sì, dire, alla fine la 30.000. mappatura è molto molto più ampia, quindi c'è da avere certamente attenzione, bisogna essere tutti molto rispettosi delle regole, però ecco, non c'è lockdown, non ci sono chiusure particolari, non c'è idea di fermare le scuole, e quindi è molto differente l'approccio che si sta utilizzando in questa seconda fase rispetto alla prima fase. Salutiamo anche la nostra amica Sandra, salutiamo Carmine, con buon senso non ce la faremo, dice il nostro amico Carmine che ti saluta. Ciao Carmine. Roberta, gli open day con prenotazioni si possono fare in presenza, che tu sappia, Ma Alessandra? guarda, secondo me rientrano all'interno dell'attività didattica, quindi come dire, alla fine verranno organizzate in modo tale da consentire il distanziamento, insomma, ecco, così come qualcuno questa mattina mi chiedeva rispetto al catechismo. Ah, Il sì, ecco, catechismo, bravo. insomma, il Bravo, catechismo, infatti. anche quello io lo equiparo all'interno dell'attività formativa e didattica, quindi con le regole che valgono per le scuole, quindi il distanziamento, l'utilizzo mascherina prima di sedersi al banco, ma nel momento in cui ti siedi la mascherina la devi togliere perché non puoi tenerti la mascherina 8 ore a lezione, così come per loro l'ora e mezza di catechismo deve andare avanti anche questo, ma certo deve Leonora andare avanti. che risponde a Valeria, ma hai già risposto anche tu sul fatto che giustamente per la didattica a distanza, per le elementari, per le medie, i bambini così piccoli a casa da soli non possono Ecco, stare in la effetti. differenza è quella che ha una ripercussione sulla famiglia e sul lavoro che oggi è complicata perché vorrebbe dire scombussolare, come dire, una situazione familiare dal punto di vista lavorativo. Dice Giovanni, vengono buttati i vaccini comprati in eccesso dalla regione, scandaloso, ma non riesco a capire a che cosa ti riferisci. Se ci sono vaccini in eccesso, non vengono buttati, No, Alessandro. no, io ho detto che fino all'anno scorso, magari ha capito questo, Infatti no, perché la campagna di vaccinazione che era minore rispetto all'acquisto, molti vaccini non venivano utilizzati, cioè non c'era il problema della richiesta di vaccino, c'era il problema opposto, nel senso che alcune scorte non venivano utilizzate e quindi venivano Ma non buttate. è il Poi caso di quest'anno, quest'anno ovviamente. c'è il problema opposto, nel Sì, senso che i infatti. vaccini acquistati sono molti di più, ma ciononostante l'esigenza di fare vaccino, necessità di fare vaccino, la voglia di fare vaccino è completamente differente. Insomma, io la corsa al vaccino non l'ho mai, anzi, a volte dovrei essere stimolato rispetto anche agli over 65, che erano quelli dell'anno scorso, solamente una percentuale intorno al 40-45% degli over 65 faceva il vaccino, Sì, sì, l'anno sì, scorso. sì, 40-45, tanto la Lombardia è una delle regioni che l'ha messa peggio, nel senso che la popolazione che si vaccinava era più bassa rispetto ad altre sì, sì. regioni. Allora, ancora tantissime domande che stanno arrivando, fioccando questa mattina con Alessandro Fermi, ancora qualche minuto con lui, poi lo lasciamo andare e non so se riusciremo a farne magari un altro incontro questa settimana. Devo dire che qua è una situazione veramente pazzesca, con tantissime domande che fioccano, continuano ad arrivare, perché i tamponi a Napoli costano di meno che a Como, ci chiede Donatella. Io questo, giuro, non lo so, Alessandro, tu non so se ne sei a No, no. conoscenza. Ci Questo non lo può so. Non lo sai? Ok. Alessandro, ci potrà essere un accordo con ASF per modificare le corse dei bus? Perché in È effetti, evidente perché lui che se parla. dovesse modificarsi, se l'orario di Se lo. inizio delle superiori non è come dire un'indicazione, ma è come dire un obbligo, è chiaro che tutto il trasporto pubblico locale dovrà uniformarsi e modificarsi rispetto a questo nuovo orario di accesso alle scuole superiori.
Però questo lo verifichiamo perché, ripeto, è uscita la notizia questa mattina. Io continuo a ritenere che al di là degli orari la soluzione migliore, ove possibile, è quella di fare settimane alternate sulle superiori. La DAD, quindi tutto a distanza, non, a me non piace. Mi rendo conto che per i ragazzi di una certa età delle scuole superiori fare una settimana sì, una settimana no presso l'istituto potrebbe essere qualcosa di sopportabile. Ci saluta Claudio Casartelli, ciao Claudio, Ciao buongiorno. Claudio. Teme che gli effetti della situazione siano poi peggiori del virus stesso. Poi vabbè, abbiamo già parlato dei vaccini per novembre, no, ma ci siamo tranquilli. Poi speriamo, perché non ha senso fare il concorso ora in quasi piena seconda ondata. Mia sorella da Como deve andare in provincia di Bergamo a Sì, farlo, sono quello si d'accordo. riferisce Sì, al sono concorso. d'accordo. Il concorso di insegnanti è una roba su cui si è atteso tanto tempo. Voglio dire, non penso che spostarlo di qualche mese in avanti sia Allora, poi drammatico. ci scrive anche Marica, buongiorno Marco, Alessandro, buongiorno, io per mio figlio pago l'abbonamento, io viaggio in provincia 76 euro al mese e il settimanale non è possibile farlo perché non si trova una soluzione per questo periodo. È vero, questo me l'hanno segnalato anche a me, Cioè? perché io viaggio in provincia, vale per tutti i mezzi, è vero, però solo un Sì? mese non si può fare l'abbonamento settimanale. Anche a me avevano risposto Ah. questa cosa, per cui te lo segnalo, grazie Marica, perché è un'osservazione intelligente, direi, ecco, per l'amor di Cioè è Dio, insomma. possibile fare l'abbonamento mensile e Solo non mensile ma non settimanale? settimanale, e giustamente dice: siccome questa alternanza di scuola, no, una settimana Certo. fare l'abbonamento Allora questo mensile, va bene anche segnalarlo, lo ecco, è una cosa segnaliamo. giusta, Lei con Alessandro. chi lo fa l'abbonamento? Con, Ok. con e si fa a Sempre. Trenord, si fa a A Trenord, Trenord, se quello Trenord, Trenord. quello di Trenord Questo. che Che io quello. Che viaggio quello. in Ah, tutta la quello di provincia, viaggio. tutti i mezzi Sì, della sì. tutta la provincia per un mese, esatto. Bravissima Possibile, Marica. questo me lo Giusta segno. osservazione. E ci saluta anche Marcella. Aspetta un attimo che... Ciao Marco, ciao Mario. Il problema principale sono i mezzi di trasporti. Quali interventi in parte abbiamo già detto? Poi Simona, perché vengono distribuite mascherine pediatriche alle scuole inutilizzabili in quanto poco pratiche? Ci chiede la nostra amica Simona. E poi aspetta un attimo, che andiamo avanti. Ciao Paola, grazie. Io sono da Sondrio a Milano, altri colleghi da Sondrio a Bergamo e Pavia, con viaggi sui mezzi pubblici sicuri? Punto di domanda, ci chiede la nostra amica Sara. E, ciao Alessandra, grazie anche a te. Ciao a Daniela, ciao a Donatella, ad Enrica che ci saluta, buongiorno. E Buongiorno. poi è troppo enorme. Mondo utopistico, il virus l'abbiamo avuto tutti e lo ripeteremo, ci dice Carlo, e lui ovviamente la pensa in modo un po' diverso. Rispettiamo tutte, ovviamente. Io chiedo solo, sempre però, l'educazione che non è mai mancata anche Sì, oggi, devo sì. dire, perfetto. Le mascherine, Carlo dice. Annonia. Sì, esattamente. Valeria, le mascherine che sono state distribuite a scuola sono davvero poco pratiche, alla fine nessuno le usa perché distribuire mascherine chirurgiche che si trovano. Perché non distribuire mascherine chirurgiche che si trovano in farmacia? Non capisco perché non sono pratiche quelle che dice che vengono Non lo distribuite, nemmeno io, so, però chiediamo io, verifichiamo questa cosa delle infatti, sì, mascherine Valeria, pediatriche, infatti, questo non lo esatto. so. Ho prenotato il ristorante, ci chiede Luciana. Andiamo velocissimi perché ormai siamo alla fine e abbiamo tantissime domande. Luciana, ho prenotato il ristorante per venerdì. Saremo in 7. Si può fare? Direi di In no. teoria il numero massimo è 6. Sei, esattamente. Silvia ci ha Sì, quindi chiesto queste anche. sono regole, lo so, un numero l'hanno voluto mettere, quindi li metto, quindi se metti 7 poi 1 in 8, cioè veramente Allora, chiede Silvia se ci saranno difficile in giustificare questa alcune zone norma. dei coprifuoco o vie chiuse, dice. Quindi che cosa devo fare la sera, anche banalmente per andare in pizzeria? Devo informarmi sempre se quella zona chiude alle 21? Ci No, sarà questa... direi che se dovesse esserci, ma è tutto È ipotetico, che un'ipotesi, un sindaco certo. utilizza questo, come dire, potere che comunque aveva, ma che comunque è stato ribadito nel DPCM di fare un'ordinanza in cui chiude una piazza piuttosto che una via, la Sì. comunicazione deve essere il primo aspetto che Ah. come viene mandato a tutti i cittadini, insomma, però ecco, come dire, quella, sono come dire, ipotesi facoltà, ma al momento. Spero che non ci sia necessità di fare ordinanze di chiusure di vie o di piazze, insomma. Questo Ok, significa che quindi si sta, come dire, ragionando su una convivenza che è fondamentale, ma senza farsi prendere né dall'ansia né dal panico, perché ribadiamolo, insomma, dobbiamo conviverci, quindi vuol dire vivere con questa fase. E per poterlo fare, dobbiamo renderci conto che dobbiamo usare delle precauzioni, ma dobbiamo continuare a vivere. Insomma.
Dobbiamo continuare a vivere. Ok, risposta anche per Silvia. Grazie. Pamela che risponde a Luciana, dice tavolo da sé, ormai i nostri ascoltatori sono veramente straordinari, bravi, grazie. Denise ci dice, ma il cartello sul numero massimo di persone? Io oggi l'ho visto, perché nel nuovo DPCM, Alessandro, è previsto, mi sembra che Quello è un il altro locale, concetto, il locale ecco, deve sì, mettere un numero praticamente. massimo di persone, Quello lo giusto? capisco di più rispetto al tavolo da 6. Ok. Io il tavolo da 6 non lo capisco fino in fondo, nel senso che se c'è il distanziamento, se io metto in un locale 3 tavoli da 15 o 4 Certo. tavoli da 4, non capisco cosa, o 10 tavoli da 4, non capisco cosa cambi. Capisco invece l'importanza del numero, della capienza massima, perché vuol dire che il ristoratore si organizza in modo tale che col distanziamento riesce a tenere X posti a sedere ed è giusto che appunto venga mantenuto il limite d'ingresso massimo per le persone. Quella è una norma che io capisco benissimo, ma che già i ristoratori facevano, adesso viene specificato con un cartello fuori, ma già facevano. Ok. Sul dimensionamento del tavolo fatico a comprenderlo fino in fondo, ecco. Se l'hanno Valeria scritto la motivazione qualcuno l'ha pensata, io non riesco a capirlo. diceva, noi abbiamo sempre fatto il vaccino in famiglia, ovviamente quello dell'influenza, perché non garantire a tutti il vaccino proprio in questo momento particolare? La Poi. risposta Valeria è perché non ci sono sufficienti dosi in questo momento. Arriveranno un po' nel momento in cui per coloro che è, come dire, gratuito e quindi teoricamente obbligatorio rimarrà. In Lombardia sono 3 milioni di dosi, considerate che l'anno scorso si è vaccinato circa il 40-45% della popolazione, per cui c'era il vaccino gratuito. Quest'anno sarà di più, ma rimarranno lì probabilmente un milione di dosi che verranno messe a disposizione della cittadinanza e che quindi potranno essere utilizzate. Marcella, bravo Ale, condivido pienamente il tampone rapido. Finalmente le scuole così non devono chiudere, assolutamente no. Denise, il cartello si riferiva agli esercenti che devono esporre ai locali, sì, certo. Ciao Denise, ciao Francesco, buongiorno. Per i mezzi di trasporto non si può dare appalti alle ditte private che sono ferme da mesi? Quello che ho detto prima, Marco, Esatto, quello che ho detto ok. prima su questo tema qui è la vera mancanza. Ci sono delle aziende private che sono ferme da mesi per mille motivi, in Questo però particolare il è. coronavirus, che avrebbero potuto mettere a disposizione i propri mezzi, quindi far lavorare un settore duramente colpito e supportare il trasporto pubblico. Non si Questa è può. stata la vera. Ma certo, che si può Ah, tutto ok. Sì, beh, certo, ci in un manca. momento di emergenza. Questa è stata la vera mancanza, nel senso che nei mesi, come dire, di calma apparente, si doveva provare a ragionare in questa direzione, dopodiché si è scelto la strada più facile, cioè il dimensionamento dell'80%, ma comunque l'80% di un mezzo pubblico è comunque tanta roba, e questo è, come dire, poteva essere una soluzione che avrebbe alleggerito, almeno sul trasporto su gomma, E anche Marina scrive, per i mezzi pubblici date appalto al trasporto privato con gli abbonamenti. Grazie per la disponibilità, ci dice Donatella. E Enrico ASF ha dato appalto ad alcune corse a ditta privata col punto di domanda. Può Ecco, essere, può può essere. essere, può Ah, essere, può essere, ok. può essere che ha fatto bene, se l'ha fatto assolutamente bene. Prima perché è un settore duramente colpito, secondo perché c'è bisogno di mezzi. Luigi dice, per le sale bingo e altre rimane quello che ha detto il presidente Fontana, chiedo perché era l'unico settore che aveva chiuso, e infatti ci ha scritto anche Paola per le sale slot, non tutte hanno chiuso, ecco com'è la situazione Alessandro? E ne Lì approfitto. la situazione è che DPCM e l'ordinanza regionale dicono due cose differenti. Il DPCM mette degli orari, se non ricordo male, è chiusura alle 18 o alle 18 Sì, forse. Alle 18 l'ordinanza regionale invece chiude le sale sì. Sì. bingo. Quindi oggi vale l'ordinanza regionale. Oggi vale l'ordinanza della regione. Ripeto, le ordinanze regionali possono andare solamente a restringere quello che prevede il DPCM. Quindi se avesse detto aperto fino a mezzanotte valeva il DPCM, siccome dice chiuso, è chiuso. Ok, perfetto, grazie Alessandro della precisazione. E poi velocissimamente, poi anche Mirko, il Politecnico di Milano ha adottato un sistema intelligente, ha tolto la presenza obbligatoria consentendo la didattica a distanza, ma mantenendo la docenza in presenza per coloro che avessero problemi di connessione. Sì. È una sorta di mista con Giusto. docente in aula. Allora, Beh, giusto, giusto, bravi, bravo sulle Mirko. università, come dire, anche parlando con i rettori università, loro chiedevano, davano la possibilità ovviamente di fare lezioni a distanza, loro chiedevano di escludere le matricole, cioè quelli del primo anno, insomma, di mantenere la presenza, dopodiché facoltà degli istituti di organizzarsi in maniera tale da riuscire a garantire ovviamente le lezioni in qualche modo e il distanziamento, insomma, per cui ben venga se ci sono, come dire, soluzioni che consentono di fare un po' di didattica a distanza e un po' di didattica in presenza. Presidente, sono le 11:53. Io so che tu hai altri impegni, immagino. Non so se possiamo dire che possiamo fare un altro appuntamento mercoledì, Mercoledì perché io devo dire che oggi è facciamo un stata aggiornamento una cosa mercoledì. veramente pazzesca. Alessandro, credimi, non abbiamo mai avuto così tante domande. Ce ne sono 35 ancora in attesa.
e non riusciamo in 6 minuti a darvi le risposte. Chiedo scusa agli ascoltatori, non siamo riusciti a darle tutte. Possiamo farne ancora un paio veloci? Sì. Allora, dunque, aspetta un attimo, ci dice la nostra amica, quando si incontrano persone senza mascherine e che non rispettano le distanze, si può dire qualcosa o spetta solo agli organi di sicurezza? Perché in effetti sembra una domanda banale, ma non lo è, perché io ho visto dei ragazzi rispondere molto male la scorsa settimana a una signora che alla fermata dei bus li aveva rimproverati. Te lo posso dire, ero in Piazza Vittoria, la signora, in maniera un po' energica, aveva detto mettete le mascherine e questi di tutta risposta l'hanno mandata a quel paese. Spiace, Eh sì, certo, no. spiace perché la signora, come dire, ha dato un suggerimento intelligente, giusto, in linea con le regole, e i ragazzi sono stati molto maleducati. Molto, molto Quindi cosa si può maleducati. fare? Come dire, non mettiamoci a fare i poliziotti, ma anche perché non sai mai poi come reagisce la gente. Dopodiché, alla fine, come dire, qualche richiesta nel momento in cui c'è una situazione particolare di intervento della polizia locale deve essere fatta, viene che venga fatta, insomma, Perfetto, ecco. allora Roberta dice quando posso sapere la risposta sull'apertura delle superiori? Quando avremo la risposta? Allora ce la... Allora, l'Azzolina è uscita questa mattina con una nota rispetto all'ingresso, all'inizio delle scuole alle 9. Non si verificava da lì se era un'indicazione, quindi dare la possibilità agli istituti di iniziare Esatto, alle 9 o o infatti... un indirizzo. Entro credo un paio d'ore verifichiamo questo aspetto, anche perché è di interesse pubblico, quindi verrà sicuramente verificato. Allora, E Anna, risponderemo. Alessandro vi risponde direttamente, sovrapporre, far iniziare le scuole alle 9 significa sovrapporre, dice Anna, l'entrata alle scuole con quella di molti uffici. Che senso ha? Ci chiede... Allora, è vero, questo è vero, ripeto quello che io Sì, che credo, che la poi... settimana alternata sia la cosa migliore, dopodiché sugli uffici oggi ci vuole, come dire, anche lì un po' di elasticità, nel senso che lo smart working è stato incentivato il più possibile al 75%. È chiaro che sugli uffici, nel momento in cui l'ingresso diventa alle 9, va ovviamente parametrato tra porto pubblico e anche, come dire, consentito un ingresso un po' più ritardato al lavoro, questo è inevitabile. Allora, poi c'è il nostro amico Carlo che oggi è scatenato, ci chiede quanto si spende ogni giorno per i tamponi e eventualmente con quella cifra che cosa si potrebbe fare. Andrea che ci chiede della piscina di Mugio, siamo oltre la metà di ottobre, che cosa si aspetta? Usare i soldi per gli impianti sportivi? Andrea, lo so, tu cioè, giustamente esternato anche questo problema che però esula un po' dall'aspetto di quest'oggi, ma ci mancherebbe, lo sottoponiamo al presidente L'assessore Ferro. Galli aveva detto apertura a fine ottobre, no? Affettura a fine ottobre, Io boh. avevo sentito Sì, quello che aveva no. detto lui, che garantiva l'apertura di Muggio a fine ottobre. Spero che sia confermata. Proviamo a chiederglielo ancora. Grazie ad Ada che si è unita in questo momento. Ada! Ciao Ada, un affettuoso saluto. Scusa se insisto, ricordo che... aspetta un attimo, questa di Paola è un'ultima cosa. Scusa se insisto, ma ricordo per l'incontro del pomeriggio sulle associazioni sportive che il distanziamento durante gli allenamenti è stato diligentemente osservato anche nel periodo post-lockdown, prima di agosto. Ciao Paola, Sì, un caro lì c'è saluto. stato un passaggio, come dire, sul tema delle palestre, in particolare, come dire, infelice del Premier Conte ieri, no? C'erano un po' di critiche, insomma, che, come dire, vi do una settimana di tempo Sì, dopo sì. che si Ok, sono fatti bravi, altre, vabbè. per cui ha ragione, perché sugli allenamenti comunque le società sportive hanno sempre posto molto, molta Molta attenzione. attenzione, Questa ha cosa va ragione chiarita Paola. però oggi sugli Allora allenamenti, va Paola, ho chiarita che promesso due oggi... aspetti, sia i campionati regionali, sia gli allenamenti di sport di contatto in cui c'è la possibilità comunque di svolgere in maniera individuale. Luigi che contesta la chiusura delle sale bingo e dice perché solo noi e solo quelle, insomma non so se lui fa parte di questa categoria e le altre no. Aspetta un attimo, poi c'è Paola, Questa l'abbiamo cosa, anche salutata. roba delle sale bingo oggi Ecco, verrà allora a Paola approfondita. e agli altri ascoltatori diciamo che oggi pomeriggio vi aggiorneremo quando dalla regione ci arriveranno le indicazioni, giusto? Oggi pomeriggio. Questa sera le metteremo sul sito. Alessandro Fermi vi risponderà perché sono 45 adesso in questo momento le domande che in attesa, oltre a quelle che abbiamo già risposto, non possiamo fare a tutti e torneremo mercoledì. A sto punto se puoi venire ci fa solo Sì, piacere, sperando che ti è passato ti il sangue dal sangue naso, dal naso. No, lo ma diciamo, c'è stato un piccolo problema. Ma tutto bene, Presidente? Ok, tamponato al volo. tamponato al volo, questo è bello. Saluto e ringrazio Alessandro Fermi per la cortesia che ci ha riservato quest'oggi. Grazie Grazie a voi. e grazie a voi, cari Ci amici. vediamo mercoledì. Le risposte tutte sul sito e poi mercoledì nuovi aggiornamenti ancora in diretta. Grazie a tutti, buona giornata. Altrettanto.